l'idea è nata un po' dalla voglia di raccontare i personaggi un po' diversi, soprattutto riguardanti la figura femminile, che spesso viene raccontata in maniera meravigliosa nel cinema, però ecco, spesso la donna o molto virtuosa o totalmente fallimentare. E allora io ho voluto, insomma, fare un piccolo cambiamento, almeno nel mio film, per rappresentare una donna che non è virtuosa per niente, perché viene nei vizi, fallisce in continuazione nella vita, anzi è artefice del proprio fallimento, ma non per questo è vittima, anzi decide di rimboccarsi le maniche e va avanti nel suo piano, qui un piano di vendetta per riprendere ciò che le è stato tolto senza perché. Quindi è andata così, dalla voglia di esplorare dei personaggi nuovi, così come i controparti maschili di Ligers, Adriano che è qui e il figlio di Enzo che non è con noi perché la moglie sta per dare la luce a un bambino, e parti di personaggi contemporanei, sempre in bilico tra il chiaro e l'oscuro, questo mi interessava molto. C'era una cosa sì. Se andiamo in ordine, si era appena parlato okay. Allora, la mia domanda in realtà era quella, però ha già risposto. A questo punto è una domanda un po' provocatoria. Il primo film, Donne assassine. Il secondo, Donne vendicative. Il terzo, che farai? No, Donne dragoni. E poi invece una domanda a Micaela. Ti è piaciuto fare questa parte, finalmente un po' diversa dalle solite che ti danno? Sì, mi ha eccitato di impazzire. L'idea di entrare nel mondo di Giorgia. Io mi sono lasciata andare con disponibilità, sperando, spero di essersi riuscita, questo non lo so, però mi sono lasciata andare mentalmente, fisicamente, ho messo su questa maschera, questi occhiacci, vestiti, e mi è piaciuto di entrare nel suo mondo, che è un mondo visivo e narrativo molto nuovo, molto diverso, che mi fa pensare a certi film a fumetti, a certe black comedy americane, dei toni dark, pulp, molto un po' tarantino, quindi l'idea di fare una dark lady, l'idea di fare una donna, e io ho interpretato sempre donne molto disponibili nei confronti dell'umanità, degli uomini. Invece questa volta ho interpretato una donna che è assolutamente non disponibile, quindi mi piace tantissimo esplorare questo mondo. E poi sono lasciato andare, più fatto le sue mani. Io posso, vorrei coinvolgere anche Adriano, perché un po' di film, no? In cui ti affidano ruoli di uomo così, non del tutto affidabile, possiamo definirti così, ma non solo questi film, no? Non è proprio, è un'altra faccia quindi eroe romantico. Esatto, 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 ma anche perfidi e perversi, no? Come situazioni, lo so. In realtà io ho gli occhi buoni e malinconici, quindi in realtà è giusto quello. Però forse è proprio il contrasto, quindi il cattivo con l'occhio magari buono lascia intendere un passato doloroso, quindi funziona. Ti diventi veramente buono. Sì, mi sono divertito. I ruoli di cui parli tu, compreso questo, mi sono divertito moltissimo. Poi, in questo caso, è un personaggio un po' mediocre all'inizio, un opportunista, anche pieno se vuoi, però in realtà poi ha un suo riscatto e diventa buono, forse. Forse.